Você Quem não se gostar, né? E qua in questo giro che abbiamo fatto dell'università che mi hanno veramente arricchito nel senso vero spirituale del termine, e a fare un incontro con gli studenti. Poi il magnifico rettore mi ha detto: Ma vieni a fare una bella lettura Dante! Io naturalmente ha invitato la lepre a correre, e anche perché non l'ho mai fatta una vera e propria incontro lezione come si vuol dire o chiarificazione, perché per me quando si parla appunto di Dante e a me mi si rigira subito il corpo e l'anima e mi va bene tutto ci tengo a dire che è un contributo quello che dico ovviamente non ha carattere scientifico ma personale ma qualsiasi cosa si dice su Dante va sempre bene perché tanto è un contributo che diamo alla poesia, all'altezza, alla bellezza e alla gioia del mondo e del vivere Dante Alighieri ci ha lasciato l'apice di tutte le letterature io sono un uomo di spettacolo diciamo anche uno che gli piace e quindi gli uomini di spettacolo vengono dalla narrazione perché bisogna saper raccontare, quindi sono anche un uomo di lettere se vogliamo buttare là, e anche, anche uno piuttosto esigente nel senso che quando leggo mi piace proprio godere della lettura, il piacere della lettura e quindi quando dico che la Divina Commedia è veramente la vetta delle letterature lo dico proprio perché per il piacere della lettura e per il fatto di non respingere un amante straordinario come Dante Alighieri, il quale ci ha regalato una cosa così bella che, come dice il poeta, chissà che cosa abbiamo fatto di straordinario, del, di cui ci siamo dimenticati per meritarci un dono così bello come la Divina Commedia. È come se Dio avesse detto, guarda, sono stati talmente bravi, buoni, che li voglio premiare, gli do uno che gli scrive la Divina Commedia. Questo è una cosa spettacolare, forse ce ne siamo dimenticati e quindi c'è anche il canto c'è la musicalità, c'è il racconto e c'è naturalmente la poesia e la poesia come si sa va detta a alta voce perché viene dalla tradizione orale e addirittura mi ricordo in un passo di Sant'Agostino che mi ha colpito, si dice che lui per la prima volta è rimasto colpito quando è andato a Milano da Sant'Ambrogio e ha visto che leggeva mentalmente era la prima volta che accadeva nella storia che qualcuno leggesse mentalmente e Sant'Agostino è rimasto è rimasto stralunato da questa, da questa cosa. Quindi proprio che in ebraico addirittura leggere e gridare si dice nella stessa maniera. Quindi tutta la grande poesia deve essere letta a alta voce. La poesia che non regge essere letta a alta voce vuol dire che non è una grande poesia. È una, è una delle regole proprio, la più antica del mondo, proprio il fatto che sia cantata. Quello che. Grazie, è lo stesso, vero? Oh, grazie. Ora, Dante è stato a fare un viaggio. Nell'aldilà. Noi dobbiamo credere che c'è stato veramente. Io non ho mai avuto dubbi che Dante sia stato nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso. Ci si butta dentro. Ci dice delle cose precise quando parte nel mezzo del cammino di nostra vita. Ci dice esattamente che c'è a 35 anni. Poi dice mi ritrovai per una selva oscura e non le dice come. Era a cena da amici, ha perso la strada di casa, si è trovato in un bosco, come è andata. Uno la può leggere anche così. Oppure capisce subito che comincia l'allegoria. Perché la selvoscura addirittura.. Un grande poeta americano, Pischi, che è un grande traduttore della Divina Commedia, ha detto proprio addirittura che Dante in quel momento si trovava in una depressione. Proprio uno che è depresso, che sta proprio per morire, che sta male, quindi comincia l'allegoria. Ha scritto questa cosa proprio per, per ergersi e per tornare alla vita. Queste sono tutte letture che vengono in seguito. Ma come mai quest'opera dura tanto? Un'opera che dura tanto o è erotica o è religiosa? Questa di. Guardate la Bibbia, volevo dire più erotica e mistica della Bibbia credo non ci sia opera e è il libro più venduto e più letto da tutti anche perché volevo dire quando si sanno i gusti dei lettori la Bibbia è anche l'unico libro e l'unico esempio in cui l'autore del libro è anche l'autore dei lettori quindi sa esattamente quello che volevo dire è andato preciso no dico è è, una, è un fatto di la Divina Commedia è erotica Estremamente erotica, ma più che erotica è sensuale, la sensualità di Dante il verso. Qualcuno di voi ricorderà il famoso sonetto proprio trovato nel tavolo di un notaio bolognese. Quello che comincia non mi può rienociamo mai fare ammenda dove Ammenda fa rima con Carisenda. E ha fatto questo sonetto che poi proprio a firma Dante Alighieri si dice poi è stato riportato. La firma l'ha mai vista nessuno, però oramai ha dato per suo. Dove Dante Alighieri guardando la Carisenda che non aveva mai visto dice che vorrebbe accecare i suoi occhi e proprio fracassarli perché mentre guardava la garisenda dietro di lui è passato gli hanno detto la più bella donna di Bologna e lui non l'ha vista perché stava guardando sta garisenda e si è talmente arrabbiato di questo che ci ha scritto un sonetto vai a ripigliarla perché allora trovare le donne non è che era facile come ora insomma lo dire, come ora è sempre difficile tendiamo però volevo dire lui aveva questa sorta di, di e comunque sulla sensualità di Dante ne sono state dette tante, ma la Divina Commedia ce ne dice di più. Ci dice che lui all'inizio non voleva fare questo viaggio ultramondano. Si trova in questa selva, ci sono le tre belve, che sono belle anche così come sono, senza metafore. Si trova una lonza, un leone e una, e una lupa che li ferma, uno ha paura. È una cosa spettacolare senza la metafora, l'allegoria e i segni. A un certo punto arriva Virgilio, che è il suo poeta preferito, le sue prime parole sono: Pietà, miseria di me, c'ha paura, c'ha una paura tremenda. E Virgilio lo deve convincere, gli dice che lui è stato insignito, che deve fare questo viaggio, che deve scrivere, eh? e lui non vuole andare in nessuna maniera. Finché Virgilio lo convince, lui decide di andare e dopo si riferma: No, voglio venire, cioè, proprio non vuole andare. Finché Virgilio, per convincerlo, gli dice che è stato chiamato da. Beatrice, Santa Lucia e la Madonna, tre donne, che lo chiamano e vogliono per forza che lui faccia questo viaggio. Quando Dante sente che tre donne l'hanno chiamato, c'è quel. ve lo vorrei leggere perché c'è un. non è che la so proprio tutta tutta a memoria. Ci sono dei versi che. nel secondo canto c'è una delle similitudini, diciamo, più belle della, della Divina Commedia, quella dei Foretti. Lui, sentendo dire che queste tre donne lo chiamano, lui dice: sentite qua. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sol in bianca si drizzan tutti aperti nel loro stelo, tal mi feci io di mia virtute stanca. Ma pensa che è proprio un'immagine, come si può dire, ci si può ricavare, ora non voglio fare facili allusioni, ma è una cosa proprio di una potenza eh, teologica, virile, umana, carnale, animosa, animalosa. Eh, Creaturale e si potrebbe trovare dei termini nuovi, lui è convinto a andare là dal richiamo, diciamo, della potenza femminile. È la potenza femminile che lo fa andare. È un libro tutto al femminile, la Divina Commedia, è un libro tutto sull'amore, basato tutto sull'amore. Ora, quando parla di Paolo e Francesca, che sono i passi più famosi, sentiamo che è il primo dannato col quale parla Francesca. E per la prima volta nella storia, un'invenzione di lui, uomo del Medioevo. In un, per descrivere tutto un personaggio prende un momento della sua vita. Questa è un'idea che mi ha sempre affascinato. Prende un solo momento della sua vita e quel personaggio è scolpito per l'eternità. È un'invenzione di Dante Alighieri. Per Paolo e Francesca prende il momento in cui loro due non sapevano di essere innamorati e vengono trafitti dall'amore. E quel momento rimarrà scolpito per sempre. Lui sceglie quel momento e sarà il momento dell'eternità. Mentre noi sentiamo Francesca che parla e piange e dice e soffriamo, c'è cioè, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì, che di pietade io venni menco, siccome io morisse e caddi come corpo morto cadde. Ma quando si sente l'altro piangea, il cuore sobbalza. E quel verso che dice: Quando hanno scoperto, Dante vuol sapere come hanno fatto a capire che erano innamorati. Gli interessa a lui personalmente, è proprio la sua domanda. Come accadde che voi vi scopriste innamorati? E lei dice: Quando leggemmo il disiato riso, Essere baciato da cotanto amante, Questi che mai da me non fia diviso, La bocca mi baciò tutto tremante. Ma queste sono cose che uno come oh, applaude. Qui si spoglia e fa l'amore con un tavolo. Là, la bellezza. Bene voglia di violentare un tavolo minorenne. È una cosa che. No, sono versi che. Sono versi che lasciano. Siamo nel primo girone dell'inferno, il primo vero, dove Dante ci ha messo non a caso in quello dove si soffre meno, per modo di dire: quelli che sono morti per amore, i lussuriosi, ma anche quelli che sono morti per amore perché si amavano l'uno con l'altro, proprio perché lui stesso aveva paura di andarci, meglio che facci un posto un po' meno sofferente. Quindi, in questo canto. Si parla di questa storia, di questi due amanti che sono stati presi mentre stavano leggendo una storia che li riguardava. Erano quasi loro, un libro, la storia di Paolo e Francesca. La sapete tutti, insomma, che a lei gli è arrivato. Doveva sposare eh, Gianciotto Malatesta, e naturalmente eh, era bruttissimo, era anche zoppo. E gli è arrivato, brutto e zoppo, ma brutto è una personaccia. E gli portò la cosa di matrimonio il suo fratello, che era bellissimo. Lei pensava fosse quello il suo marito. Pensate, quando è arrivato quell'altro, che era cattivo, brutto e zoppo, ma proprio ignorante come una capra, e quindi eh, non è che poi l'ha tradito, solamente che il primo afflato d'amore col primo che vedi. Magari se vedeva prima quell'altro si sarebbe innamorato. Ha visto prima quello, allora aspettava l'amore. Quando aspetti l'amore, non si vede più niente, diventa tutto meraviglioso. Quindi, non è da. E quindi in questo afflato d'amore, Dante gli chiede: può sapere a loro come fecero a innamorarsi? Perché a Dante gli interessa come si fa a innamorarsi. Voglio sapere come scatta questo mistero dell'universo dell'amore, che può scattare tra chiunque, con chiunque in qualsiasi momento. E quella è una cosa e dentro ci sono c'è cioè, Semiramide che era una talmente lussuriosa che aveva fatto un editto dove imponeva a tutti di fare l'amore per la strada dalla mattina alla sera di modo che anche lei fosse normale. Quindi eh, <ride> siccome questa Semiramide faceva l'amore dalla mattina alla sera con tutti, ha fatto un editto, ha capito? È come se anche qui in Italia li dovete tutti <ride> Non facciamo riferimenti, che è sempre brutto e terribile. E quindi vi darò, dove c'è in questo canto? Comincia questo canto con tutte le similitudini. Vabbè, benigni, abbiamo capito, facci questo canto. Allora, siamo nel, 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 nel quinto canto. Beh. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men luogo cinghia e tanto più dolor che punge a guaio, stavvi Minos orribilmente ringhia. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio. Dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto dico tanto offizio. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il buon maestro a lui perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, volsi così colà dove si può ciò che si vuole più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon dinanzi alla ruina. Quivi le strida, il compianto, il lamento bestemmian quivi la virtù divina, intesi che a così fatto tormento erano dannati i peccatori carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando lor lai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi venir traendo guai ombre portate dalla detta briga, perch'io dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle, tu vuoi saper, rispose quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu si sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E l'esse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse vedi il grande Achille che per amore al fine combatteo vedi Paris, Tristano e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito che amor di nostra vita dipartille poscia ch'io ebbi il mio maestro udito nomar le donne antiche e cavalieri pietà mi giunse fui quasi smarrito io cominciai poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia sì al vento esser leggeri ed elli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu a lor li priega per quell'amor che i mena ed ei verranno si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce o oh anime affannate venite a noi parlare s'altri non niega quali colombe, dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera o vendido, a noi venendo per l'aere maligno, si sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui della tua pace poiché hai pietà del nostro mal perverso di quel che udire e che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa ci tace siede la terra dove nata fui sulla marina dove il po' discende per aver pace co guaci sui amor cal cor gentil ratto s'apprende Prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quell'anime offense. Chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, Che pensi?. Quando risposi, cominciai, Oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io. E cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi al tempo de dolci sospiri, a che e come concedette amore? che conosceste i dubbiosi disiri, ed ella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di lanciallotto come amor lo strinse. Soli eravamo, e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto, cade. maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica indi la cima qua e l'ammenando come fosse la lingua che parlasse gittò voce di fuori e disse quando senti che senti lui ha messo questo si chiama come tutti sapete lei jobman quando si finisce un verso che la frase non è compiuta e ricomincia a metà dall'altro che dà? e in questo canto deborda è come se ci fosse un'alluvione come se volesse sapere talmente tanto che il canto, mentre lo si recita o lo si legge, è impossibile rimanere fermi. Si corre come su come un treno che accelera per arrivare alla fine d'Ulisse, che è la fine di tutti noi. Che è la fine quando dice che non voleva restare con Penelope, con suo padre e sua madre, ma voleva conoscere il valore e i vizi umani. Ma misi me per l'alto mare aperto. Non dice mi misi, ma dice misi me. Ma sentite la forza, basta cambiare una lettera si immagina come se stesso gigantesco lo spirito dell'uomo che si prende e si mette devi sta qua è una cosa sembra proprio l'uomo che diventa dio e gli dice questo è il tuo cammino tu sei, sei la cosa più sei, sei dio ecco in un'immagine un sapete che rileggendo stavo facendo il film la vita è bella e ho riletto e riletto naturalmente primo levi se questo è un uomo e mi sono meravigliato che non solo lui ma anche un grande poeta russo, Mandelstam, quando era nei campi di lavoro in Siberia, nello stesso momento entrambi nel luogo più basso dove l'uomo era arrivato, i campi di sterminio, ci sarà una cosa più bassa che hanno preso il posto dell'inferno di Dante nella nostra immaginazione, in quel momento entrambi hanno pensato, uno ha scritto un saggio critico sull'Ulisse e Primo Levi cercava di spiegarlo a un cuoco, a un, praticamente a un lavapiattili dei campi di sterminio, il canto dell'Ulisse, proprio perché sentivano che loro erano quello, non erano solo quello che vedevano lì. L'uomo, l'umanità, non è solo quello, ma è anche questo. E quando, è, è là, come nel cinema, avete visto nel racconto, quando alla fine si arriva, c'è un giallo, non si capisce cos'è accaduto, e improvvisamente poi la dissolvenza e dice... Quella sera mi trovavo e si vede il protagonista che si muove e ci fa vedere esattamente quello che è accaduto, ma è una goduria. E così fa Dante, ma se lo inventa così come nessuno lo sa, però a lui ce lo fa sembrare vero perché ciò che è bello diventa vero. La grandezza di Dante è che in cento canti non viene mai meno l'intensità, non ho mai letto niente, nemmeno Shakespeare, cioè qualche volta. Forse nel Macbeth, ecco, c'è un'intensità dall'inizio alla fine così potente come c'è in Dante, ma in Dante in ogni verso, in ogni canto, c'è un'intensità che non viene mai meno. È un libro che si volta pagine e si applaude, ci sono delle pagine che uno da sé solo comincia a applaudire, non si capisce. Tanto. Da... Io mi sono trovato in camera a dire Bravo! Così è qua al libro, poi mi sono guardato intorno, e ecco, se veniva Sant'Agostino vedeva l'urlata, vero, invece di leggere a bassa voce... L'influenza dantesca si sente, ma non solo in Europa, si sente negli americani. Moby Dick, se voi pensate a Moby Dick, Melville, che è la, la, la centralità della letteratura americana, come fa Moby Dick a non aver letto l'Ulisse? Infatti l'aveva letto Melville nella traduzione del Longfellow, che è quella classica americana, che tutti sappiamo che era spettacolare, un po' barocca, però strepitosa. E quando Moby Dick muore, il capitano a cab, è uguale al finale dell'Ulisse di Dante, no? Cinque volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna, per la distanza e parve mia alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi si allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutta l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora era in giù come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Senti che, che bellezza, questa era... La... Ma qui voi cantate... Ma... Con Dante è facile pigliare gli applausi perché non ci si può neanche scherzare perché Dante alla fine prende la mano e diventa tutto lui. Nella figura d'Ulisse diciamo, ci ha messo quest'immagine meravigliosa dell'uomo che va alla ricerca del valore, di cos'è l'umanità, che cos'è... Le e sfida Dio proprio che rivede un po' se stesso perché Dante sta giudicando proprio tutti i suoi contemporanei quindi anche lui sta sfidando Dio e c'è questo lungo monologo di in cui Dante si scancella e parte questa sfida e se voi me lo ricordo bene può darsi che mi fermi e ci fermiamo un po' io ve lo recito con la siamo nell'ottava bolgia appunto e ci sono delle... tutte le fiamme che vengono su Dante chiede chi sono, vabbè ora a dire a tutti canto ci vuole un'ora, ve lo faccio. Eh, già all'inizio, eh. <ride> <ride> nessuno, lei sapeva, oh beh, aspetta un po', ah ecco, è che è stato, <coughs> godi Fiorenza poiché se si grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande, tra li ladron trovai cinque cotali, tuoi cittadin onde mi vien vergogna, e tu in grande onranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo, di quel che prato non caltri tagogna. E se già fosse, non saria per tempo, così fossei da che pur esser de, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo e su per le scalè che n'avea fatto i Borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo Pie senza la non si spedia, Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio, quando io drizzo la mente a ciò che vidi, e più longegno a freno che io non soglio, perché non corra che virtù nol guidi, sicché se stella buona o miglior cosa, m'ha dato il ben ch'io stesso nol m'invidi. Quant'è il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara di tante fiamme tutte risplendea l'ottava bolgia sicco mio m'accorsi tosto che fui la ve'l fondo parea e qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro d'Elia al dipartire quando i cavalli al cielo erti le vorsi che non potea si con gli occhi seguire che vedesse altro che la fiamma sola, siccome nuvoletta in su salire. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma un peccatore invola. Io stavo sovra il ponte a veder surto, sicché se si non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù, sans'esser urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse... Dentro dai fuochi sono gli spirti, Catun si fascia di quel che lì è inceso. Maestro mio risposi io, per udirti, sono io più certo. Chi è in quel fuoco che viene sì diviso, che par uscito della pira dove Teocle col fratello fu miso, ed egli a me là dentro si martira, Ulisse e Diomede, così insieme alla vendetta vanno come a lira e dentro dalla lor fiamma si geme, l'agguato del caval che fe la porta, onde uscì de romani il Gentil seme, piange entro l'arte perché morta, de mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Sei posson dentro da quelle faville, parlar di Sio maestro, assai tempriego e ripriego che il priego vaglia mille. Che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio ver lei mi piego. Ed egli a me la tua preghiera è degna, di molta loda, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, ch'io ho concetto, ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi, perché fur greci forse del tuo detto come la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi, che siete due dentro ad un fuoco, sì io meritai di voi mentre ch'io vissi, sì io meritai di voi assai o poco, per gli alti versi che nel mondo scrissi, non vi movete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse quando mi dipartì da circe che sottrasse me più d'un anno là presso Gaeta. Prima che si Enea la nomasse, né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro me l'ardore, ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna Picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò li suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta dalla mandestra mi lasciai Sibilia, dall'altra già mavea lasciata setta, O frati dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia De nostri sensi che è del rimanente, Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo sansa gente, Considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. Li miei compagni feci io sì aguti, con questa orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino, Tutte le stelle già dell'altro polo Vedea la notte e il nostro tanto basso Che non surgea fuor del marinsuolo Cinque volte era acceso e tante casso Lo lume era di sotto dalla luna Poiché entrati era vanne l'alto passo Quando n'apparve una montagna bruna Per la distanza e parve mialta alta tanto Quanto veduta non avea alcuna Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora irengiù in giù come altrui piacque infinché il mar fu sovra noi richiuso. Grazie. Grazie. Ora naturalmente una romanza così famosa, la più famosa di tutte, andare a di due parole di presentazione mi vergogno perché mi sembrerebbe, posso solo dire questo mio amore per Dante nel senso che Dante me lo facevano... Da Piccino, Toscana abbiamo avuto la fortuna che da ogni parte c'è una donna di Dante dove Dante ha fatto la pipì, dove Dante ha stretto la mano a uno, ogni luogo è dantesco, quindi si vive, specialmente in Dante c'è il senso della paura, che è uno dei sensi più sani e naturali che viene spesso dimenticato. Il senso della paura, il fatto di sapere la memoria era una cosa che qualche verso lo sapevano tutti. Da casa mio, parente, baristi lo sanno tutti, anzi, c'era anzi per la memoria. La mia mamma mi diceva: Leggi Dante parla la memoria. Che non parla la memoria le poesie di quegli altri, vedi ma era intelligente, ha capito? Perché quando era nel sasso di Dante', dicevo: 'Santo una, digli' all'improvviso fecero una scommessa e gli disse a Dante: 'Qual è il miglior boccone'. E Dante gli disse: 'L'ovo'. Dopo un anno, quello ripassò la stessa persona e gli disse a Dante: 'Quoi che?'. E lui dice 'Quoi sale'. Ha capito? Lui si ricordava tutti perché sapeva le cose a memoria Dante, e dai parla anche te a memoria, voglio vedere se tra un anno ti dico una cosa, te la ricordi? Allora, la mia mamma soprattutto voleva pararsi a memoria delle cose, perché dicevo, oh, ti scorda la eh? Allora voleva pararsi a memoria, poi il mio babbo mi buttò sul palcoscenico a cantare che Poeti d'Ottava, eh, improvvisare perché era affascinato dal, dal mistero dell'improvvisazione. Allora con questo Dante, naturalmente mi sono messo a leggerlo. Per vedere quelle parole, poi si impara, eh, eh, l'80% delle parole sono quelle di oggi, quindi anche nel Chisciotte c'è scritto: basta sapere un, un, un quarto di Toscano, un'ottava in toscano per capire tutto l'ariosto, quindi anche Dante sono rimaste così: sono diversi versi uguali a oggi. Dalla bocca mi baciò tutto tremante, uguali identici, insomma, le parole sono, è una cosa. È un, un libro di una scandalosa bellezza. Io, chi, la, chi non ha letto questo canto, lo invidio perché è il 33esimo del Conto Colino fa piangere e fa godere come dei rospi, comunque, è una soddisfazione. Ora lo si va a leggere proprio quello più tremendo, dove voi sapete che Ugolino la fame, quindi la cosa un po' antropofaga, della, che um, eh, si mangia, il famoso verso, coscia più che dolor poter diciu' uno, dove uno lo può anche intendere, dove poter diciu' uno nel senso è morì di fame, non che si mangia figlioli, anche se, d'oltre interpretazioni, giustamente, poi quando uno la legge, tante volte si accorge che aveva ragione, perché tutto il canto è sulla... Il masticamento e addirittura c'è l'ultima cena, c'è l'eucarestia, c'è l'OS, c'è proprio, perché nella seconda parte ci sono un'antridea di Dante, ma dove le trovava? Dove c'è quelle anime che siccome voleva la soddisfazione di mettere all'inferno qualcuno che era ancora vivo, ha trovato l'espediente di dire talmente cattivo che quando uno tradisce talmente tanto la sua anima va già all'inferno e lui sta ancora vivo di sopra, pensa che gli è trovata per metterci... Dicevo, ora io ci volessi mettere, non so, capito, uno vivo là dentro, non facciamo nomi, nella parte di tremenda ce ne sarebbe, veniva già da fare una sfilza come l'Arca di Novema. Ecco, allora si era inventato l'esperiente che la Chiesa Cattolica poi ha detto no, capito? E quindi ora, senza por tempo in mezzo, vi faccio il contugolino, chiedo scusa se mi blocca e mi fermo perché a della mente a volte ci si blocca. Siamo nel trentatreesimo canto della cosa, mi pare nell'antenora, proprio nei gironi di quelli, dopo c'è il diavolo in persona, quindi peggio di così si muore. C'è traditori di quattro specie, appunto che sono traditori dei parenti, traditori politici, traditori dei benefattori, peggio di tutti, e traditori degli ospiti. E qui ci troviamo, vabbè, abbiamo capito, lo conosciamo la cosa, facci conte volete. Chiedo scusa. Allora, eh, eccolo qua. E canto prima finisce che lui inciampa proprio sulla testa di uno prima che gli dice un sacco di... e poi vede... È stupito perché vede uno che mangia proprio la testa a un altro, e allora va a vedere chi è, lo vuole sapere. È uno dei due che vanno fatti insieme, perché eh, come gli ultimi due del paradiso, finisce quello prima addirittura a due punti. Quindi vuol dire, è chiaro che sono legati i ducanti, no? Anche questi sono abbastanza legati. E allora dice così: <coughs> La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che li aveva di retro guasto. Poi cominciò tu ch'io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria ch'io ne favelli ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor chi rodo parlare e lagrimar udrai insieme io non so chi tu sei né per che modo venuto sei quaggiù ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu dai saper ch'io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino. Che per l'effetto de suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso. Cioè, come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titol della fame e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando lupo e lupicini al monte perché i pisan veder lucca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane. Già mi parei a veder fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentii fra il sonno i miei figliuoli, che Ch'eran con meco e di mandar del pane. Ben se crudel se tu già non ti duoli, Pensando ciò che il mio cor s'annunziava, E se non piangi di che pianger suoli. Già eran desti, e l'ora s'appressava. Che il cibo ne solea essere addotto e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai, piangeva piangevanelli e Anselmuccio mio disse: Tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai, né risposi io, tutto quel giorno nella notte appresso, infinché l'altro sol nel mondo uscio, come un poco di raggio si fu messo, nel doloroso carcere io scorsi, per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per la voglia, di manicar di subito le vorsi. E disser padre, assai ci fia mendoglia, se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetami allor per non farli più tristi, lo di e l'altro stemmo tutti muti, ai dura terra perché non t'apristi. Boscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo, padre mio, che non mi aiuti. Qui vi morì, e come tu mi vedi, vid'io morirli tre ad uno ad uno, fra il quinto dì e il sesto, un dio mi diedi, già cieco, a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai, poiché fur morti poscia più che il dolor pot'è il digiuno. Quando ebbe detto ciò con gli occhi torti riprese il teschio misero codenti che furo all'osso come d'un canforti. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove il si sì suona, poiché i vicini a te punir son lenti Muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad arno in su la foce, sicché sì li annieghi in te ogni persona. Che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle castella, tu non dovei figliuoi porre a tal croce, innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguccione, il brigata e gli altri due che il canto suso appella. Noi passammo oltre l'ave, la gelata ruvidamente un'altra gente fascia non volta in giù ma tutta riversata lo pianto stesso lì pianger non lascia e il duol che trova in sugli occhi rintoppo si volge in entro a far crescer l'ambascia che le lagrime prime fanno groppo e siccome sì visiere di cristallo riempion sotto il ciglio tutto il coppo e avvegna che siccome sì d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo. Già mi pare a sentire alquanto vento, perché io, maestro mio, questo chi muove? Non è qua giù ogni vapore spento. Un degli a me, avaccio sarai dove, diciotti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. E un de tristi della fredda crosta gridò a noi, o oh, anime crudeli, tanto che data v'è l'ultima posta levatemi dal viso i duri veli sicchio sfoghi il duol che il cor mi impregna un poco pria che il pianto si raggeli. e io a lui se vuoi chi ti sovvenga dimmi chi sei e se io non ti disbrigo, al fondo della ghiaccia irmi convegna rispose adunque i son frate alberigo i son quel dalle frutta del malorto che qui riprendo dattero per figo oh Dissi io lui, or sei tu ancor morto, ed egli a me come mio corpo stea, nel mondo su nulla scienza porto. Cotal vantaggio a questa Ptolomea, che spesse volte l'anima ci cade innanzi catropos mossa l'idea. E perché tu più volentior mirade le invetriate lagrime dal volto, sappie che, tosto che l'anima trade, come feci io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che poscia il governa mentre che il tempo suo tutto sia volta. E la ruina in sì fatta cisterna e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu l'dei saper se tu vien pur mo giuso. Egli esser ser Brancadoria e son più anni poscia passati che il fiusso si racchiuso. E credo, disse lui, che tu mi inganni. Che Brancadoria non morì un quanche, e mangia e be e dorme e veste panni. Nel fosso su disse il de male branche, là dove bolle la tenace pece, non era giunto ancora Michel Zanche, che questi lasciò un diavolo in sua vece, nel corpo suo ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggi mai in quella mano, aprimi gli occhi e io non gliela persi e cortesia fu lui esser villano. Ai genovesi uomini diversi, d'ogni cultura e pien d'ogne magagna, perché non siete voi del mondo spersi, che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal che per sua opera in anima incocito già si bagna e in corpo parvivo ancor di sopra. Dante nell'ultimo canto del paradiso ci vuol dire come è fatto Dio. La gran cielo descrive la cosa che fa venire male nel corpo e nell'anima è che Dante ci dice esattamente come è fatto Dio, ci dice come è vestita la Madonna, che odore ha la Madonna, ci dice in che rapporto stanno tutti i santi e tutti i beati del paradiso e tutti noi vede negli occhi di Cristo i miei, i tuoi, i suoi, tutti i nostri occhi. Non è come quando si vede un film, dice ok, ora se alla fine non mi fanno vedere chi è, lui ce lo dice dicendoci continuamente che non lo può dire e alla fine ce lo descrive. È un regalo spettacolare. Ora voi sentite che cosa Dante ha pensato perché vuole che San Bernardo dica alla Madonna, proprio come un avvocato, il famoso Dr. Melliflus, San Bernardo da Chiaravalle, come un avvocato gli dice Dante, scusa, glielo dici te alla Madonna, se posso guardare Dio per un secondo, fammelo vedere un secondo. Non è che voglio essere cattivo, ma ormai sono qui, come se gli dicesse io, come fa a dirgli alla Madonna, io, diglielo te. E San Bernardo è come se uno dice, va bene, gli dice, guarda, c'è questo mio amico che è stanco, ha fatto un viaggio, ora non te lo sto a raccontare, eh, vorrebbe vedere Dio un secondo, scusa, eh, ma proprio per poterlo dire a tutti gli uomini che ne hanno bisogno, poi lui scrive bene, uno che eh, su, eh, ci pensa lui, guarda, se glielo potessi far vedere, Madonna, ma alla Madonna lui gli deve dire quanto è bella, è come uno che è gentile, con una donna gli dice, signora, io lei è una persona straordinaria, ecco, eh, uno direbbe così, invece di dire una persona straordinaria, San Bernardo alla Madonna gli fa una captazio benevolenze che è vero, insomma, io stupiva, direbbe Gadda, no? Quando si leggono quei versi, che dice «Vergine madre, figlia del tuo figlio, adesso umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu secolei che l'umana natura, nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura». E vanno avanti, e vanno avanti, non finisce mai. Una bellezza che fa girare la testa, si cominciano a capire. Ma, che, ma chi l'ha messa in bocca? Stessa? Come fa una persona a dirgli di no quando uno gli dice delle cose così? E qui è come dire: No, eh, dovrebbe dire la Madonna. Eh, no, così non si fa così. Ora, quando Dante si accorge, perché Bernardo guarda Dante alla fine della preghiera alla Madonna, si accorge Bernardo che la Madonna accetterà. Allora, Bernardo guarda Dante e sorride e gli fa: Come dire. Ci siamo, secondo me te lo fa vedere. Allora, perché dice, Bernardo m'accennava e sorridea, perché io guardassi Suso, ma io era già per me stesso tal quale lei volea. Figurati se Dante aveva capito prima di San Bernardo, sarà mica più scemo, eh? Come ha capito come voleva, Dante si era subito voltato, no? Figurati, me lo fanno vedere. Ma, vedere Dio. Ora, quando vede Dio ci sono tre momenti straordinari. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede. Avete visto quando ci svegliamo e ci sa la sensazione d'aver sognato? Non ci si ricorda le immagini, però l'emozione si ricorda. Pesta che bella similitudine. È come se Dante sognasse qualcuno che ha sognato d'aver visto Dio. Questo sembra borges proprio, sembra una cosa quando dice l'oblio è la parte più profonda della memoria. Sembra un un giro di Le mille una notte c'è dentro, c'è tutti i libri dell'umanità, dell è una cosa spettacolare. E poi dice che non si ricorda nulla e sentite che Tersina veramente che fa paura dalla bellezza, quando dice che ancora sente nel cuore, nel cuore la bellezza di quell'immagine della quale non ci può dire solo un non nulla e di quel non nulla non si ricorda nulla. Dice così la neve al sol si disigilla. Così al vento, nelle foglie levi, si perdea la sentenza di Sibilla. Fanno spavento, sono di una bellezza. E poi comincia a descrivere, diciamo così, Dio. E dice che ha visto tre cerchi. E l'un dall'altro, come Iri da Iri, arcobaleno da arcobaleno, parea riflesso. cioè ci sono... Tre cerchi che bisogna immaginarseli, ma proprio perché inimmaginabili, proprio perché Dio non li può far vedere, li, li dovete sentire con un senso che ancora non abbiamo, ma che sforzandosi potremmo avere. Sono tre cerchi, tre sfere, è come la quadratura del cerchio: tre sfere uguali e distinte, sovrapposte e tutte nello stesso punto. E dice l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Cioè lo Spirito Santo è il respiro del padre e del figlio ma sta nello stesso punto del padre e del figlio. E poi all'alta fantasia qui mancò possa ma già volgeva il mio disio e il velle cioè Dio che rimette tutto a posto perché... San Bernardo quando dice alla Madonna di fargli vedere Dio, gli dice anche vinca tua guardia ai movimenti umani, nel senso che non si può guardare Dio e torna giù, dice sì, l'ho visto, è fatto così, insomma è abbastanza bello. Quando si guarda Dio si rimane squinternati, cioè a dire, San Bernardo prega alla Madonna che lo faccia rimanere di senno, che non, che non riscimunisca. Perché non è che si può guardare Dio da cristiani, da viventi, e rimanere normali. Quindi glielo fa vedere quel momento infinito, eterno, ma temporaneo, quell'attimo eterno, perché lui e gli fa rimanere sani tutte le facoltà intellettive, umane e corporali. Perché non si può guardare Dio e poi voltarsi, ah l'ho visto, grazie, vi ringrazio a tutti, dalla mano e se ne va. È una cosa che non si dà. E' dentro. Quello che lui vede dentro, vede sostanze e accidenti e loro costume, vede dentro tutto l'universo che, che è perpetuo, è contemporaneo a Dante, e dentro vede la sua figura. Cioè, nel secondo cerchio della Trinità, in quello del Cristo, Dante vede i suoi occhi, vede se stesso, ecco l'immagine di Dio, dentro a questa inintelligibilità ecco l'ho detta anche esattamente la parola lunga, è una, è una cosa che fa uscire di senno e non riesce a dirlo e non si dà pace e si tormenta finché alla fine Dio gli fa venire dentro la percezione di quello che ha visto. In questo canto c'è tutto il cammino dell'umanità, non va letto solo teologicamente ma anche corporalmente, dobbiamo vedere Dante fisicamente col suo corpo, con la sua puzza con i suoi occhi, con i suoi nervi, con i suoi polsi, che sta lì davanti a Dio e davanti alla Madonna. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei secolei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face, di caritate e giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sansali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura e di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo fin qui avvedute le vite spiritali ad una ad una supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio voler non arsi più ch'io io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, affinché tu ogni nube li disleghi, di sua mortalità coprieghi tuoi, sì che il sommo piacerli si dispieghi. Ancor ti priego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi vinca tua guardia ai movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati per gli miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro nel qual non si de creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che al fine di tutti i disii appropinquava, sì com io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea per ch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qualei volea, che la mia vista venendo sincera, e più e più entrava per l'oraggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio, che il parlar mostra, ch'a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede, che dopo il sogno la passione impressa, rimane e l'altro alla mente non riede, Cotal son io che quasi tutta cessa, Mia visione e ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disicilla, così al vento nelle foglie levi. Si perdea la sentenza di Sibilla, o oh, somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali alla mia mente. Ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente, ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che se ritorna alquanto a mia memoria. E per sonare un poco in questi versi, più si conceperà di tua vittoria. Io credo per l'acume ch'io soffersi, del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. Io mi ricordo ch'io fui più ardito per questo a sostener, tanto ch'i giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O oh, abbondante grazia, on Dio presunsi, ficcarlo vi viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunzi. Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sustanze e accidenti e lor costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo ch'i vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento chi godo. Un punto solo m'è maggior letargo che venticinque secoli ha l'ampresa che fe' Nettuno a mirar l'ombra d'arco. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar facea si accesa. A quella vista cotal si diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta però che il ben, che del volere obietto, tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. O mai sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo, che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella, non perché più con semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava che tale sempre qual sera davanti ma per la vista che savvalorava in me guardando una sola parvenza mutando mio a me si travagliava nella profonda e chiara sussistenza del vivo raggio parvermi tre giri di tre colori e d'una contenenza e l'un dall'altro come iri da iri, pare a riflesso, e il terzo pare a fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. O oh, come corto il dire, come fioco al mio concetto, e questo a quel che vidi, è tanto che non basta a dicer poco. O oh, somma luce che sola in te sidi. Sola te intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta. Dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effige, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige a misurar lo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ond'elli indige, tale era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova, ma non erano da ciò le proprie penne se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota ch'igualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Grazie, come vedete, eh, come, grazie. Come vedete eh, questo è forse uno dei canti più ostici ritenuti. Diciamo, in fondo, nella sua semplicità, se vogliamo chiamarla così, è commovente perché si sente lo sforzo e questo. Eh, immaginarsi di bambino, una lallazione, proprio uno schioccare, lo dice che non si può parlare di Dio se non tornando bambini. Quando dice ormai oh sarà più corta mia favella, pur a quel che io ricordo che è d'un fante che bagna ancora la lingua, la mammella, è un bambino che succhia la mammella della vita, di Dio, dell'universo, di se stesso, del padre, del figlio e si può descrivere Dio e vedere Dio solo con... Con la lingua di un bambino anche, con la lingua di un bambino. Non vorrei andare anche a, 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 nella più frusta convenzione a parlare della, 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 del mito della creazione, di che sa che c'è, insomma, è anche una cosa di una semplicità e di una quotidianità estreme. Però questo canto ci fa sentire che non ci ha tradito Dante, alla fine non ci ha tradito, ecco, è andato ha sognato per noi, è qualcuno. Che ha sognato per noi e il suo sogno durerà più di tutte le nostre notti e di tutti i nostri sogni. Diciamo, è, è, è qualcuno che noi sogniamo e qui come eh, facciamo sempre capolino ai sogni quando si può spiegare qualcosa, eh, diciamo che non ci sta male pensare che. Tutto quello che viviamo è un sogno per tornare nella retorica più frusta e che anche questo incontro è stato un sogno. Io ora vado avanti così perché mi sono un po' emozionato a fare il canto, quasi quasi lo vorrei ripetere che mi è piaciuto tanto, è anche la prima volta che faccio il paradiso e quindi sono eh, contento, è stata una festa meravigliosa e quindi non so che... Eh, come concludere, questa era meglio se finivo col canto, ora mi sono messo nei guai da solo, ma volevo, non so quanto devo rimanere. Eh, no, no, uh, uh, dunque, eh, a questo punto, eh, il magnifico rettore voleva farvi quattro canti dall'Orlando Furioso, che si era preparato. No, se lei vuole. Vuole. Ecco. Insomma, ecco, volevo solo dirvi che questo incontro quando, con Dante Alighieri, questa prima veglia diciamo, che abbiamo fatto, mi piacerebbe tornare proprio come una volta si faceva alle veglie a parlare di Dante, dei demoni e della paura e de ci sarà il diavolo come sarà fatto. Ecco, c'è qualcuno che l'ha sognato per noi. Gli sono grato per tutta la vita, così come sono grato a voi che siete stati ad ascoltarmi. Vi abbraccio uno per uno, non tutti insieme, con tutto l'amore del mondo. Grazie.